Buon pomeriggio, finalmente siamo in diretta. Il dialogo sbarca attraverso le pagine di Facebook per arrivare direttamente attraverso i vostri computer, i vostri cellulari a proporvi le buone notizie, ma soprattutto alcune interviste. E oggi iniziamo con un'intervista. Francesca Fumagalli intervisterà Elena Gargioli, portavoce del movimento Friday for Future di Monza. Filo conduttore di questa prima puntata, il dialogo in diretta, il dialogo di Monza, voi lo conoscete, la provocazione del bene, sottotitolo, è un giornale che propone le buone notizie. Oggi abbiamo un filo conduttore che è l'ambiente, dicevamo appunto un'intervista con Elena Gargioli, ma prima dell'intervista volevamo proporvi tre buone notizie dal nostro giornale. La prima, in verità, è un'anteprima. Dall'8 marzo è partita una nuova rubrica, Donne che storie, ed è una rubrica dedicata alle donne, sulle donne, ma soprattutto vuole raccontare alcune donne che hanno lasciato un segno nella storia. Abbiamo iniziato con la rubrica parlando di una giovane donna del sud. Domani invece vi proporremo la figura di Laura Conti. Laura Conti è stata, ora non c'è più, è scomparsa, è stata consigliere regionale, ha seguito da vicino il grande disastro ambientale di Seveso del 76 e per la sua attività di sensibilizzazione e divulgazione sulle tematiche ambientali è considerata la madre dell'ecologismo italiano. Ha scritto anche un libro, è autrice del libro Visto da Seveso. Racconteremo domani attraverso l'articolo di Achille Taccagni la sua storia e quindi continueremo con la rubrica dedicata alle donne. Vi proponiamo poi altre due notizie ancora attinenti all'ambiente. La prima è una notizia che abbiamo già riportato tempo fa, ma la vogliamo riproporre. Si tratta del fatto che la FAO ha presentato il progetto Città Verdi. Ecco, di cosa si tratta? Si tratta di una serie di progetti che riguardano le grandi città e che chiedono a queste municipalità di dare spazio a sistemi agroalimentari, cioè di consentire di destinare alcuni terreni alla coltivazione in modo da arginare e combattere la fame e migliorare la nutrizione nelle città. Questo è un fatto molto importante che si collega anche un po' a Monza. Ce lo dirà forse anche Elena Gargioli nella prossima intervista, nella imminente intervista con Francesca Fumagalli. Qui a Monza, per esempio, abbiamo come dire, un avanzare della speculazione edilizia abbastanza preoccupante. Diversi cittadini hanno protestato di fronte al fatto che si costruisce e diversi terreni vengono destinati in edificazione. E questo naturalmente va a scapito dell'ambiente, va a scapito della qualità della vita della città. Ed è un tema su cui si ragionerà molto a Monza. E concludiamo questa breve rassegna stampa di buone notizie con una notizia che riguarda la pandemia, perché anche durante la pandemia ci sono state delle notizie positive e delle buone notizie. È il fatto che, per esempio, in Italia si è imparato a sprecare meno. Lo ha dato notizia di questa buona notizia, cioè di sprecare meno, che le famiglie sprecano meno, il Waste Watcher International, che è un ente internazionale che ha prodotto delle statistiche che ci dice che le famiglie italiane hanno imparato a buttare meno via il cibo. E qui concludo la rassegna stampa e cedo la parola a Francesca Fumagalli, che intervista Elena Gargioli, che è portavoce del movimento Friday for Future. Ecco, io vi ringrazio, l'appuntamento è per la prossima puntata con il dialogo in diretta, stiamo iniziando a fare un po' questo cammino insieme a voi, vogliamo per il momento proporvi qualche buona notizia, poi comunque sicuramente avremo sempre un'intervista. Questa volta due volti giovanili. Francesca, mi senti? Elena, Sì, ci sei anche eccoci. tu? Ecco, Sì. allora io mi oscuro e cedo a voi la parola. Eccoci, allora, grazie Fabrizio e grazie Elena per essere qui con noi in quanto rappresentante di Fridays for Future Monza. E allora, partiamo subito con le domande. La primissima cosa che volevo chiederti e che mi affascina molto è come questo movimento che è nato da un sentimento di una ragazzina svedese, Greta Thunberg, ormai ben più di un anno fa, si sia trasformato
che sia ben organizzato, distribuito sul territorio. Addirittura in Italia Fridays for Future ha una sede, una rappresentanza in ogni città. Me la sai un po' spiegare? Allora, è un fenomeno sicuramente molto interessante, come dici tu, e penso che nessuno di noi avrebbe potuto dire che da una sola ragazzina di neanche 16 anni sarebbe potuto poi nascere un fenomeno del genere. E penso anche di poter parlare a nome anche dei miei compagni, delle mie compagne attivisti. Nessuno di noi si sarebbe mai sentito col coraggio di poter usare la propria voce per andare a gridare comunque un bisogno che adesso sta diventando più urgente di quanto si possa ancora pensare e purtroppo ancora di quanto si faccia fatica a capire. Come ha potuto Greta avere la risonanza che poi ha avuto? Sicuramente, beh, quello usando le stesse tecniche che stiamo usando noi adesso anche in questa circostanza particolare. Come ha spiegato anche Greta in un docufilm che magari avete visto, I'm Greta, che penso sia ancora disponibile su Prime Video se vi interessa andare a vederlo. Uno dei modi con cui è riuscita a farsi conoscere, oltre a scioperare e a non andare a scuola, è stato anche con la grande risonanza e la grande abilità con cui è stata in grado di utilizzare anche i social media, di farsi conoscere anche in diverse parti del mondo. Adesso ci sono tanti enti locali e non soltanto in Italia, ce ne sono anche all'estero, in America, in Germania, e la stiamo tutti cercando di seguire. Certo, lei ha anche spiegato e continua a spiegare ancora quanto sia difficile farsi ascoltare, lo è. Per lei è una sfida più complicata di quanto possa sembrare, e anche nel docufilm si racconta di quanto sia difficile sostenere dei ritmi di vita del genere, andare a narrare una necessità così tanto incombente con l'età che si ha, essendo pure ragazza e anche in un mondo di, come adesso siamo una società tendenzialmente ancora un po' patriarcale, in cui è difficile ancora comunque farsi ascoltare, tanto più se si è bambini, nel senso, in un'età in cui si è considerati ancora immaturi, non abbastanza grandi per decidere o per prendere coscienza di certi fatti. È una difficoltà che stiamo riscontrando anche noi adesso, in questa emergenza sanitaria, utilizzare i social media come stiamo facendo per comunicarci, per raccontare, per far capire che questa emergenza, anche se c'è la pandemia, pur essendoci la pandemia, c'è e deve essere in qualche modo sentita. Stiamo riscontrando che per essere fattibile, fattibile, certo, è difficile perché non sempre si ha il seguito che si vorrebbe avere, specialmente in queste circostanze dove sei sempre interconnesso, ma soprattutto per le persone a cui ci rivolgiamo, che sono per lo più un po' lavoratori, ma soprattutto anche studenti che frequentano spesso la scuola e adesso con la DAD sono sempre coinvolti nelle lezioni o nei progetti, è ancora più difficile farsi ascoltare. Ed ovviamente quando facevamo gli scioperi in presenza era lì che la gente e che gli studenti avevano piacere ad unirsi a noi, a farsi sentire, e ancora più rispetto magari che a guardare dei post che noi cerchiamo costantemente di pubblicare per farci sentire. Quindi una delle cose che sicuramente ci manca è di poter scendere in piazza e farci sentire, ma stiamo facendo del nostro meglio per poter comunque dare risonanza al nostro movimento anche in questa circostanza e comunque far vedere che anche attraverso i social si può raggiungere in qualche modo il pubblico. Certo, e poi tra l'altro, oltre a raggiungere il pubblico, mi viene in mente, riuscite a interfacciarvi con le istituzioni locali, le varie realtà comunali? Vi danno retta? Vi stanno ascoltando anche in questo momento in cui magari proprio perché non potete scendere in massa, scendere in piazza in massa, il movimento magari sembra anche essersi, non lo so, ridotto in qualche modo, ridimensionato? Allora, devo dire, in quest'ultimo periodo particolare, poi considerate che io non sono neanche tra, diciamo, i più anziani del gruppo. Io sono entrata da poco, da ottobre, ho anzi conosciuto il movimento e ci sono entrata in prima persona con lo sciopero che c'è stato ad ottobre. Peraltro anche lì eravamo già mascherati e non, purtroppo mi è spiaciuto vedere che eravamo in pochi, però capisco anche che le circostanze non sono le migliori. Sto un po' riscontrando anche dall'interno quanto riusciamo ad avere sicuramente con questa modalità rapporti migliori con magari associazioni simili a noi, come Lega Ambiente, CGIL, piuttosto che simili, ma devo dire che col comune stiamo ancora facendo un po' fatica a farci sentire e a portare avanti certe necessità. Parlo ad esempio anche di quello che era stato citato prima, il fenomeno delle zone urbane che sono in disuso o che sono maltenute, piuttosto che anche, poi vi parlerò anche dopo magari di Asfalti Brianza. Fenomeni molto radicati nella nostra zona e che ancora non
nonostante noi cerchiamo di far capire al comune, anche ai paesi della Brianza, che è necessario intervenire, stiamo ancora facendo un po' fatica a farci ascoltare dal comune, a dire la verità. Anche adesso che stiamo cercando di capire con lo sciopero e con anche le varie esigenze della zona rossa cosa fare o non fare, ci rendiamo anche conto che magari è più difficile comunicare, ci dicono prima una cosa, poi magari la questura ce ne dice un'altra, però in generale portare avanti anche i nostri argomenti che siano legati al PPT piuttosto che appunto alle zone urbane che vengono mal sfruttate, sono in disuso e è ancora un po' difficile, devo dire. Capisco, e quindi voi state cercando sempre delle soluzioni alternative e so che il 19 marzo voi avete pianificato un evento, Bike for Future. Mi racconti un po', come dovrebbe avvenire, zona rossa permettendo? La Bike for Future vi annuncio che è stata purtroppo annullata perché purtroppo per questa necessità non abbiamo, abbiamo notato che città un po' più grandi tipo Pavia o Milano si stanno provando ad arrischiare, ad organizzarla, ma abbiamo provato a scrivere alla questura che ci ha detto che se incontriamo la gente magari tranquillo ci va bene, ma se incontriamo quello che magari non è molto d'accordo, ha voglia un po' di far rispettare così la legge, ci manda a casa. E per sicurezza abbiamo, sapendo anche che non avremmo avuto un gran seguito, sapendo che molte persone dovrebbero uscire dal comune e venire da fuori, abbiamo deciso di toglierla, ma il pomeriggio noi saremo comunque in piazza, almeno gli attivisti di Monza. Poi, utilizzando il computer e i telefoni, organizzeremo delle live e ci metteremo in contatto con gli attivisti che sono rimasti nei paesini esterni e leggeremo in Piazza Trento Trieste una serie di discorsi anche in concomitanza con Fridays for Future Brianza e poi ci uniremo anche alle 16:30 con Fridays for Future di Vimercate, che anche loro si sono uniti nel loro paese per far sentire anche la propria voce. Bene. E quali saranno gli argomenti principali di cui tratterrete, che sono più importanti magari proprio per la realtà locale e la realtà monzese? Esatto, portiamo, come forse avrete seguito anche sui nostri social, in particolare su Instagram, le rivendicazioni che portiamo sono più di tipo locale. Portiamo non soltanto un discorso relativo alla mobilità sostenibile, sappiamo che il muoversi coi mezzi, soprattutto nella nostra zona, è un problema molto sentito, con tutto l'inquinamento sia acustico che anche poi dopo legato a tutte le sostanze cancerogene che poi si inseriscono purtroppo nell'aria e tutto ciò che ne consegue. Porteremo questo con anche annesso lo sfruttamento del suolo e ci ricollegheremo in questo modo anche ad Asfalti Brianza, che peraltro adesso stiamo anche diffondendo una petizione anche con l'aiuto di società esterne per cercare di farla chiudere perché comunque ci rendiamo conto che le aree verdi stanno sempre di più diminuendo, ma anche le sostanze cancerogene o le montagne di rifiuti aumentano sempre di più e il rischio anche per la popolazione locale è sempre più urgente. Quindi tra queste rivendicazioni abbiamo queste. In aggiunta parleremo, oltre all'inquinamento dell'aria, portiamo anche un argomento relativo alla fast fashion, che però è un po' più meno locale, ma un po' più generale. Parleremo anche degli allevamenti intensivi e sicuramente di tutto l'inquinamento che portano con sé. Mi sembra che queste siano tutte. Certo, e quindi un ragazzo che vuole attivarsi in questa direzione può sia partecipare alle assemblee pubbliche come questo momento di incontro che state organizzando, ma immagino possa anche aderire al movimento. Come vi può contattare? Assolutamente, come ho fatto anche io, se volete contattarci e unirvi al nostro gruppo, se conoscete qualche vostro conoscente anche che ci conosce, tranquillamente, se riuscite ad avere un nostro numero di telefono, scriveteci anche di persona su WhatsApp, su Facebook, come volete, e vi scriviamo anche noi di persona, non dovete contattare per forza l'account istituzionale di Fridays for Future Monza. Altrimenti potete sempre scriverci su Instagram, su Facebook o anche al nostro indirizzo mail. Anzi, vi aspettiamo e ogni tanto mettiamo anche sui social, abbiamo intenzione di mettere più spesso delle call to action in modo che, diciamo, tipo, stiamo cercando delle nuove reclute, unitevi, vi aspettiamo, contattateci. Quindi Bene, speriamo che allora anche con questa diretta ci sarà qualche ragazzo interessato che voglia unirsi e sposare la causa. Allora, grazie mille Elena perché ci hai raccontato, insomma, sia le difficoltà ma anche i piccoli successi che state raggiungendo sul territorio, in che cosa vi state impegnando. E quindi intanto in bocca al lupo per l'evento del 19 e grazie mille ancora.
con la e Gaudia. possiamo chiudere qua questa puntata dedicata all'ambiente. Ok, arrivederci.